Benvenuti in Castello, uno dei quartieri storici di Cagliari, che sicuramente non tarderà a stupirvi con la sua bellezza. Costruito nel XIII secolo su un colle calcareo a circa 100 metri sul livello del mare, non è difficile immaginare come potesse essere nel Medioevo. Infatti, tra le anguste stradine, i bastioni, i palazzi d'epoca, le botteghe di artigiani antiquari, è ancora possibile assaporare il suo passato. Via Santa Croce, un tempo chiamata Vicus Iudeorum, è una delle arterie principali del quartiere e si trova nella zona che un tempo accoglieva la giudaria. Il Ghetto degli Ebrei, il cui nome è collegato appunto alla vicinanza al quartiere ebraico, è un edificio di 4 piani ristrutturato nel 2000, che oggi ospita convention, mostre ed eventi, ma in origine era una caserma militare, la caserma San Carlo. Procedendo nella via, incontriamo la Basilica di Santa Croce. Fino al 1300 era una sinagoga, ma per alcuni secoli fu utilizzata dai gesuiti, i quali costruirono il collegio, attuale sede della Facoltà di Architettura. Da 1800 appartiene all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e curiosamente, se si capita qui la domenica mattina, si può assistere alla celebrazione della messa secondo il rito romano antico. Se invece la vostra priorità è il relax, allora è d'obbligo una sosta al Bastione di Santa Croce, dal quale si può godere di una delle migliori viste sulla città. Qui si respira pace, è una cosa certa, in qualsiasi orario questa terrazza consente di rilassarsi e godere della vera anima del quartiere. Secoli fa fungeva da fortificazione per la città e il suo antico utilizzo contrasta con l'atmosfera odierna che ha il sapore della libertà, come richiama l'opera artistica Icaro Libertà vol cercando qui installata. Fa un certo effetto pensare che qui sotto ci sono gallerie che conducono a diversi punti di Cagliari. Esiste una città nascosta che è stata sviluppata sottoterra. Girano tante leggende, misteri e enigmi su ciò che accadeva nei tunnel, ma a parte la fantasia, nella chiesa di San Giuseppe è possibile scorgere l'entrata alle gallerie. La chiesa non è purtroppo accessibile, per cui per ora si può solo attendere con ansia di poterla visitare e godere di un magico scorcio della vita della Cagliari antica. Giunti al termine della via Santa Croce troviamo la Torre dell'Elefante. Questa un tempo era una delle porte d'accesso alla città, nonché una delle sue migliori protezioni. Queste saracinesche ci ricordano che qui venivano appese le teste dei prigionieri condannati a morte, decapitati nella vicina Plazuela, l'attuale Piazza Carlo Alberto. Se si sale su in cima alla torre è possibile godere di un ampio panorama. Infatti, anticamente la sua funzione era quella di prevenire gli attacchi nemici provenienti dal mare. Annusate e fate delle soste, intrattenetevi con i suoi abitanti, vivete Castello e godetevi ogni singolo passo, volgendo lo sguardo in tutte le direzioni, perché senza dubbio sarà una continua ed entusiasmante sorpresa.